Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 7 aprile, ricordiamo San Giovanni Battista della Salle. Ascoltiamo la sua storia. Giovanni Battista nasce a Reims il 30 aprile del 1651 da genitori nobili, ma non ricchi, e con 10 figli. Si laureò in lettere e filosofia e divenne sacerdote nel 1678. A Reims assume vari incarichi, ma ciò che lo impegnò maggiormente fu l'interesse per la scuola. A Reims non c'erano scuole di eccellenza, perché i maestri erano ignoranti e senza stimoli. Allora Giovanni riunì gli insegnanti di queste scuole in una casa comune. Visse con loro, studiò e li fece studiare, abolì le lezioni di latino, comunicò loro la gioia dell'insegnamento e introdusse in ogni disciplina la viva lingua francese. Da quel primo nucleo si sviluppò nel 1680 la comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Giovanni Battista li voleva laici perché più vicini alla gente, quella da istruire nella fede, nel sapere, nelle professioni. Sotto la guida della Salle si aprirono altre scuole. Il loro abito era una tonaca nera con pettorina bianca, con un mantello contadino e gli zoccoli. Dopo un anno di noviziato furono chiamati ad insegnare a Parigi, dove in un solo anno i loro allievi superarono il migliaio. A causa di critiche e ostacoli da parte dell'alto clero di Parigi, trasferì la sua comunità nel paesino di Saint-Yvonne, presso Rouen, dove si immerse nella meditazione e nell'isolamento penitenziale. Nacquero scuole per adulti, per maestri, istituti di istruzione nelle carceri, i collegi di istruzione civile a pagamento. I suoi libri furono la guida dei maestri. Alla scuola dedicò ogni sua energia. Alla sua morte, il 7 aprile del 1719, si contavano 23 case e 10.000 allievi. Ai suoi funerali parteciparono oltre 30.000 persone. Fu canonizzato nel 1900 da Papa Leone XIII e dopo 50 anni Pio XI lo proclamerà patrono celeste presso Dio di tutti gli insegnanti. Vi giuro, non sono io che li scelgo in maniera, diciamo, un po' viziata per sottolineare questo, ma anche San Giovanni Battista è un altro esempio di quei santi che hanno dedicato la loro vita all'insegnamento, affinché le persone riuscissero, soprattutto i giovani, ad acquisire un po' di cultura, un po' di istruzione. Perché forse Dio tanto insiste in questo settore? Perché l'ignoranza è una grande povertà. L'ignoranza rende la strada spianata al male. Dove c'è l'ignoranza non c'è possibilità di difendersi, dove c'è l'ignoranza non c'è possibilità di scegliere. Allora anche oggi, sotto la guida di San Giovanni Battista della Salle, cerchiamo di rivolgere il nostro cuore al Signore proprio pregando affinché mandi buoni insegnanti alla sua Chiesa. Quella dell'insegnamento è anche una santa vocazione, la vocazione di portare la bellezza, portare la verità, la vocazione di far crescere le persone come se fossero delle piccole pianticelle che devono diventare grandi alberi. Allora preghiamo intensamente il Signore. Signore, mandaci bravi insegnanti che possano curare i nostri giovani e instradarli verso il mondo della bellezza, dell'animo umano e della cultura. San Giovanni Battista della Salle, prega per noi.